Buonarroti ha nascosto in un singolare autoritratto, maschera dolorosa, deformata dalle vuote pieghe della pelle di San Bartolomeo, la caricatura tragica della sua infinita miseria. Nel maggio del 1508, artista già accreditato in tutta Italia, Michelangelo Buonarroti venne chiamato per la prima volta a un'opera colossale in Vaticano, la decorazione della volta della Cappella di Sisto, o Cappella Sistina. Assunto dell'opera di Michelangelo, artista tormentato e religiosissimo, è la rappresentazione dell'umanità teologicamente ante legem, nell'attesa, cioè, di quella redenzione, che già profeti e sibille sulla volta annunciano, che riscattando l'uomo dal male e dal peccato, lo riconduce all'assoluto, a Dio. Ecco quindi le scene della Genesi. La creazione dell'uomo, a immagine e simiglianza di Dio, perfetto come il Padre e senza macchia. Ecco che Dio trae dalla costola dell'uomo la donna, la sua compagna. Ecco la tentazione, con l'albero del male e del bene. Il peccato prende possesso del cuore umano. È inevitabile la punizione con la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Ma la punizione non è definitiva, lascia aperta una porta alla speranza della redenzione. E la madre piangente della pietà che sorregge tra le braccia il figliolo morto, quella madre, eternamente giovane nella sua purezza, che stringeva a sé tutti i dolori del mondo, simboleggiando l'umanità intera, unita nel mistero della passione redentrice, quella madre già piangeva la pena eterna dei dannati, quella pena annunciata da Matteo. E allora comparirà in cielo il segno del figliolo dell'uomo, e allora piangeranno tutte le tribù della terra, e vedranno il figliolo dell'uomo venire sulle nubi del cielo con potenza grande e maestà, e manderà i suoi angeli, che con la tromba e a gran voce raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità dei cieli all'altra. Ed è il giudizio universale. Questo tema pauroso, consono come nessun altro, nella sua terribilità alla tristezza di Michelangelo, fatta più grave dagli anni e dalla gloria. Nella parte inferiore dell'affresco, la visione dei dannati. Più nulla è in loro che riveli la loro miseria. Nessuna rivolta, nessun lume d'intelletto, più nulla d'umano. Solo la matta bestialitate e l'immane paura di soffrire. Il cristiano Michelangelo rammenta agli illusi il volto ignobile dell'uomo senza la grazia. Dalla parte destra dell'affresco, i martiri esprimono un comune sentimento di ostilità verso i dannati della zona sottostante e pare confortino alla lotta gli angeli che li ricacciano nell'abisso. Al centro, la nube dei 12 angeli giganti, i fusti lucenti delle apocalittiche trombe al cui strano suono si destano le nazioni sepolte. All'appello celeste che raduna a giudizio tutte le creature, comincia la resurrezione. La scintilla di vita entra negli scheletri ed essi riprendono la carne. Figura centrale e dominante l'intera composizione, nello splendore della grande aureola d'oro, appare il Cristo giudice. Alla sua destra siede la Madonna, racchiusa nella medesima gloria, mentre il suo capo è rivolto ai beati che ascendono non reggendo la vista della disperazione dei dannati. Thank you.
Ossessionato dal pensiero della morte, tormentato dalle sue angosce, Michelangelo cercava riposo e quiete, aspirava alla serenità. La pittura non forniva più a Michelangelo serenità, non lo rassicurava con la quiete. È che Michelangelo mutava indirizzo, non badava più alla forma, ma al contenuto. Tendeva a trasformare il discorso estetico in discorso etico e morale. Aveva cercato di tradurre in pittura, in scultura, l'alto fervore mistico raggiunto dalla sua religiosità. Ed ecco che nel dissidio spirituale sorge il desiderio della catarsi, nella purezza dell'architettura. Ancora una sola opera pittorica, forse la più compiuta, la più sublime. I due vasti affreschi della Cappella Paolina che egli accetterà di intraprendere solo per la diretta volontà del pontefice. Poi getterà i pennelli e si dedicherà anima e corpo alle cure della fabbrica di San Pietro, come si può leggere nei documenti conservati negli archivi e come è noto. Il dissidio spirituale si risolveva. Scrive in un sonetto: «Né pinger né scolpir fie più che quieti, l'anima volta a quell'amor divino caperse a prender noi in croce le braccia». E Vasari commentava questi versi: «Per il che si vedeva che andava ritirando verso Dio e lasciando le cure dell'arte». L'architettura, dunque. Ma di più, l'architettura di una chiesa, della chiesa per eccellenza, San Pietro. Come per gli altri costruttori della Basilica, anche per Michelangelo le parole avevano ancora un senso. Religio era legame, ecclesia era adunata, comunione organizzata di fedeli per lo sforzo dell'ascesa al Dio vivo e personale. Dopo il trionfo degli affreschi della Cappella Paolina, dopo San Paolo folgorato dalla rivelazione e dalla fede, dopo l'omaggio a Simone, che Gesù chiamò Pietro, che fu martire e divenne pietra angolare della Chiesa, Michelangelo ne costruisce il monumento sublime. «Ha costante il pensiero della morte», scrive. «Io sono tanto vecchio che la morte mi tira per la cappa, perché io vadia seco. E questa persona cascherà un dì come una lucerna sul pavimento e sarà spento il lume della vita». E ancora la morte. «Messer Giorgio mio caro, io sono alle 24 ore e non nasce in me pensiero che non vi sia dentro la morte, ma una morte che diventa vita eterna, che sulle ceneri di Pietro, sulla tomba di Pietro, sull'antico cimitero romano nel quale si trova la tomba di Pietro, innalza il più bel monumento della storia del mondo». Le cronache della fabbrica di San Pietro, di cui ancora si trovano gli autografi gelosamente custoditi nella biblioteca archivio che ha sede nel cuore della cupola, sono piene di notazioni tormentose. Michelangelo era molto vecchio e molto stanco. Accentratore, dispotico, intransigente, onesto, non tollerava il lavoro alla buona, la spesa malfatta. La costruzione dura 8 anni con interruzioni, soste, intrighi, disagi. Il vecchio maestro ha deciso di non arrendersi, di portare sino in fondo l'opera sua, che considera qualcosa di più che una missione. Scrive al nipote, che lo sollecita per un altro lavoro commissionato dal duca Cosimo dei Medici:
Leonardo, io vorrei più presto la morte che essere in disgrazia del duca. Io, in tutte le mie cose, mi ingegno d'andare in verità, e se io ho tardato di venir costà, come ho promesso, io ho sempre inteso con questa condizione di non partire di qua, se prima non conduco la fabbrica di San Pietro a termine, che non la possa essere guasta o mutata della mia composizione, e di non darvi occasione di ritornarvi a rubare, come solevano e come ancora aspettano i ladri. E questa diligenza ho sempre usata e uso, perché come molti credono, e io ancora, esservi stato messo da Dio. Ma il venire al detto termine di detta fabbrica non m'è ancora, per essere mancati i danari e gli uomini, riuscito. Io perché sono vecchio, e non aver a lasciare altro di me, non l'ho voluta abbandonare, e perché servo per l'amore di Dio, e in Lui ho tutta la mia speranza. Ma non era solo la certezza della missione divina, afferma Redig de Campos, a legare Michelangelo a quest'impresa, né il timore di commettere, come lui stesso diceva, un grandissimo peccato se l'avesse abbandonata. Accanto a questi motivi, quello di cui abbiamo accennato prima, un motivo di natura etica ed estetica insieme, forse oscuramente intuito se non avvertito con chiarezza, vi contribuiva con irresistibile forza. L'architettura era per lui quella sospirata catarsi, la liberazione dalla figura umana, tema prediletto e quasi unico, fino agli affreschi della Cappella Paolina. Una liberazione, si è detto, perché nelle sembianze umane non poteva non veder riflesso il dramma dell'uomo, il suo dramma, l'incubo della morte e dell'eterno destino, mentre nelle cadenze dei piani e dei volumi architettonici l'angoscia di sempre si placava alquanto. Non spariva del tutto, ma si sublimava, per così dire, come fa nella musica, dandogli un poco di quella pace sempre invano cercata. Col piantare in aria quel Pantheon sulla tomba del Principe degli Apostoli, Michelangelo innalzava all'apogeo l'architettura del Cinquecento.
Non mi resta a fare altro poi, e poi tornarmi a Firenze con animo di riposarmi con la morte, con la quale dì e notte cerco di domesticarmi, a ciò che non la mi tratti peggio che gli altri vecchi.